Sono iniziate le vaccinazioni serali, qui vi siete organizzati come? C'è della differenza rispetto al giorno e adesso chi state ancora vaccinando? C'è differenza rispetto al giorno perché comunque è stata la precedenza, la fascia mattino e pomeriggio, le persone over 80 e le persone vulnerabili nella fascia del pomeriggio, quindi invece la sera abbiamo le persone che provengono o del volontariato oppure degli ordini professionali che sono rimasti fuori dalla prima fase. Quindi veterinari, farmacisti, psicologi, tutti questi ordini professionali sanitari. Quindi cambia proprio l'utenza, l'utenza insomma, è più veloce, che può stare fuori anche un po' la sera, però il pezzo dell'accoglienza esterna ci stiamo veramente lavorando perché bisognava sistemarla. Ecco, all'inizio non si sapeva i numeri che c'erano, cioè non aveva mai fatto una vaccinazione di massa prima, Ci sono stati quindi. dei numeri grossi in queste Ci sono state, serate, alla pur sera programmati. abbiamo, sì, alla sera abbiamo dato aperto a 360 prenotazioni dalle 19 alle 22, l'ultima prenotazione, l'ultimo slot alle 21:50 per garantire poi comunque il post attesa, ecco, che tutto, che nessuno stia male, insomma, normale, sì, Vaccino rientrano nelle. sia Pfizer quindi che AstraZeneca in questo punto vaccino. Facciamo, in questo, sì, facciamo normalmente la prenotazione per AstraZeneca, poi se ci sono delle motivazioni dove l'indicazione è quella di fare il Pfizer, comunque possiamo farlo, avendo comunque qua la farmacia presente, sempre con noi, i farmacisti, quindi abbiamo un po' più di flessibilità rispetto ai punti periferici, Ecco, questo quindi sì. siete già in grado di valutare anche qui, sulla base anche del filtro che c'è prima, magari dai medici di Sì, cioè il famiglia, filtro lo fa il quale medico, vaccino il filtro lo fare. fa il medico, sì. Signora qua è venuta. Guarda, sono Arianna, perché le avevo detto così che poteva venire, perché lei doveva venire ieri, si è dimenticata, l'abbiamo richiamata, perché dopo andava fuori tempo, poteva andare il prossimo giorno.